Eccoci qui amici di Lega Nerd con l'unboxing dell'edizione limitata di Super Mario Bros. Il film. Un'edizione piuttosto costosa che sta sugli 80 euro solo da GameStop e che viene affiancata ad altre edizioni in vendita su vari e-commerce online. Su Amazon per esempio c'è l'edizione con la steelbook, quella nera con il funghetto di Super Mario. Questa comunque è la top tier, diciamo, dell'edizione da collezione di Super Mario, quindi oggi andiamo a vedere cosa c'è dentro e quali sono i contenuti del disco Blu-ray che include. Come potete vedere, questa edizione è composta da questa scatola di cartone che va a racchiudere la superstella da collezione di metallo. Che adesso andiamo a vedere perché la apriamo togliendo questa piccola pellicola di plastica. Prima di andare a vedere il dettaglio del contenuto, diamo un'occhiata più da vicino a quella che è la confezione esterna, perché vediamo che qui sul frontale abbiamo questa linguetta di carta che andremo a togliere adesso perché voglio vedere quello che è il vero artwork che si nasconde qua dietro. Quindi taglierino, in realtà si può fare anche senza taglierino. Ecco qua, questa è la copertura di carta che vi dicevo, dove viene descritta l'edizione da collezione. Troviamo appunto i contenuti dell'edizione fisica, quindi la superstella di metallo, lo stand per la superstella e poi i due dischi, il Blu-ray HD e il Blu-ray Ultra HD. Sul lato sinistro invece c'è la sinossi del film, un po' banalotta in realtà, e poi la descrizione dei contenuti speciali inclusi all'interno dei dischi. Quindi abbiamo conosciamo il cast, quindi tutta una serie di interviste al cast, sbloccare nuovi livelli, la realizzazione di Super Mario Bros. Il film, quindi una sorta di making of, guida pratica di Super Mario Bros. Il film, questa non so che cosa possa essere, Peaches versione karaoke, quindi cantare Peaches insieme a Bowser, e lezioni di leadership con Anya Taylor-Joy, che è l'attrice che ha impersonato Peach. Il frontale l'abbiamo già visto, invece l'artwork sul posteriore è sostanzialmente la pista arcobaleno di Super Mario Kart, di Mario Kart senza Super. Diamo un'occhiata anche ai lati, dove praticamente su ogni lato è scritto Super Mario Bros. Il film, eccetto che sulla parte bassa, dove non c'è scritto nulla. Direi che abbiamo parlato abbastanza dell'esterno, quindi andiamo a vedere effettivamente com'è fatta questa superstella. Apprezzo molto in realtà il fatto che non ci siano altri adesivi attaccati alla confezione, così possiamo aprirla e poi rimettere tutte le cose a posto e far finta che non l'abbiamo mai aperta. Allora abbiamo una parte di stand, l'altra parte dello stand, dove tra l'altro vedete ci sono dei piccoli magneti per sorreggere meglio la stella. Poi abbiamo effettivamente la superstella e poi c'è questo piccolo volantino di pubblicità su quello che è il mondo di Super Mario su Nintendo Switch. Non ci sono codici o altre cose da scaricare o riscattare comunque. Lo stand, come vi ho fatto vedere poco fa, è composto da due parti, quindi è piuttosto semplice da assemblare e abbastanza intuitivo. È un po' duro da... That's what she said! Vado in palestra per questo. Tra l'altro si è rotto. Quindi attenzione a non usare tutta la vostra forza, usate solo il 70% della vostra potenza. Lo stand è pronto, quindi andiamo ad aprire la superstella. Piccolo dettaglio sul posteriore, abbiamo il titolo del film, che se non avete capito il titolo del film è Super Mario Bros. Il film. Questo è in inglese, se non conoscete la lingua ve lo traduco. Poi ovviamente ci sono i loghi di Nintendo, Illumination e Universal, che sono le tre aziende che hanno lavorato insieme per produrre quello che è uno dei migliori adattamenti cinematografici di un videogioco. Per il mio parere, ho toccato. Allora, questa cosa fa molto anni 90 e pile di DVD nella vostra scrivania. Non apprezzo particolarmente questo tipo di packaging per il Blu-ray, però speriamo che almeno ci sia un'altra produzione tra un disco e l'altro. Vediamo. Questo è il Blu-ray Ultra HD con un bell'artwork.
c'era effettivamente una piccola produzione, quindi buono. E qui abbiamo il secondo Blu-ray, Blu-ray standard, con questo artwork di Luigi che ho notato non esserci in edizioni di altri paesi, dove il disco è molto più spartano. Questo è probabilmente il motivo per cui qui da noi costa 80 euro, mentre in altri punti costa meno. Anche sotto c'è una piccola protezione di gomma. Niente, non c'è altro, la plastica si può rimuovere abbastanza facilmente, però non c'è niente. Ok, era facile da rimuovere, non tanto da rimettere. Vedete il motivo per cui dicevo che non mi fanno impazzire queste scatole fatte in questa maniera, no? Qui il disco è già tutto un po' zigrinato. Ok, vediamo come sta sullo stand. L'ho messa malissimo. Non è il massimo della stabilità, però regge, tiene abbastanza. Non è pesantissima, quindi si riesce a sollevare e esporre in maniera un po' sexy. Guarda che ride Jacopo, che ti ridi? È roba seria questa. Insomma, questa è la superstella da collezione delle edizioni limitate di Super Mario Bros. Il film, che vi ricordo si trova a 80 euro da GameStop per l'Italia. Spero che il video vi sia piaciuto e se è così lasciate un bel mi piace, che fa sempre piacere, e iscrivetevi al canale perché nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, il canale di Lega Nerd avrà molti nuovi contenuti, quindi dateci fiducia, iscrivetevi, lasciate anche la campanellina così vi arrivano le notifiche, non saranno tantissime, quindi state tranquilli. Come al solito trovate qui accanto alcuni suggerimenti interessanti, mentre a me non resta che ringraziarvi per aver guardato fino a questo punto e darvi appuntamento al prossimo video, sempre qui su leganerd.com. Peaches, 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 peaches,